nuovo giorno, nuovo vlog. Si sta avvicinando San Valentino, per cui abbiamo deciso di fare un casting. La gente dovrebbe seguire i nostri vlog con lui sdraiato così. San Valentino e dovremmo fare i vlog. Beh, meglio di fare i vlog a sparaflesciato. Trovare la nostra ragazza, io Maurizio. Ovviamente le ragazze sanno o non sanno di questo casting, vediamo come andrà a finire. Sono abbastanza fiducioso di questa cosa. Ed è diventato tipo, è presente intermezzi? Molto fiducioso. Ginnaste, video parole. Eh no, la gara di oggi è stata veramente difficile. Io vado via, ciao. Ovviamente lui farà il presentatore perché non ha bisogno. No, perché il fidanzato è la ragazza che gli fa il culo. Esatto. Ci trattiamo da singles. Quindi sono di Maurizio. Da singles. È un grande traguardo, sono le 5 e un quarto. Io non fumo un drum da ieri mattina. Beh, io andrò a spaccarmi, che merda, con le mie E siamo nell'intro. Non devi andare in ansia. Inizia a te. Ma che si inizia a te da cosa? Ciao. Allora. Vai, lasciala pure qua. Grazie. Vai, Matte. Vai. Ciao. No, ciao. 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 Di dove sei? Iran. Anche io. Anche lui. Hakimi. Sì. È mio nonno, era iraniano. Che scuola hai fatto? Che studiai? Liceo scientifico, poi ho iniziato la scuola di recitazione. Quanti anni hai? 34. Veramente? Sì. Studi? Sono al primo anno di psicologia in bicocca. Roba seria. Roba molto seria. Quanti anni hai? Dove sei? 25. Ho vissuto a Roma 6 anni. A Roma nord? No, Roma sud. Perché noi due siamo lì. Ah, okay. Il tuo segno zodiacale? Scorpione. Cuspide con toro. In un futuro cosa vuoi fare? Mi piacerebbe essere più nel giornalismo, nel campo della presentazione. Giornalismo di moda? No, no, pure... sportivo, amo il calcio, okay. Tantissimo. Mi fa impazzire. Sei? Inter. Però mi appassionano tutte le squadre. Hai beccato due milanisti. Non temi di impegnarti in una relazione perdendo di vista i tuoi obiettivi lavorativi? Però se mi fa concludere le frasi. Scusa, io non se sei dislessico. Cioè no, non ho paura degli impegni in generale. Se potessi conoscere una persona, viva o morta che sia, chi sarebbe? Mi viene in mente subito, e quindi la dico subito, Anna Frank. Ma ti senti bella? Mi sento bella dentro, e poi dipende dai giorni. Ti sei già ubriacata? Sì. Quindi sei venuta qua ubriaca? No. Ti sei mai innamorata? Innamorato? No. Quando tu leggi delle domande, se è femmina, usi la. No, so se è o... maschio. Non è difficile. Cosa c'è sotto al tuo letto? C'è un altro letto. Quindi, facendo un filologico, letto a castello. No, non è. No, no. Scusa, letto a castello. Ti chiediamo di fare una parte attoriale insieme al nostro Matteo. Lui ti darà degli vai input. Lì. Tu hai dato l'idea, vai tu. È per te o per noi? No, è per noi. Fallo. Dobbiamo andare via, scappiamo. Perché? Che cos'è successo? E c'è Matteo che ci insegue, ci vuole ammazzare. Che cosa gli abbiamo fatto? Gli abbiamo ammazzato tutta la famiglia, sono dei bastardi. Ammazziamolo. Oddio no, non posso farlo. Allora lo ammazzo io. No, aspetta. Perché io sono passato da protagonista a... Ok, dovevi farlo te. È che non l'hai voluto fare. Sei pro alla legalizzazione delle droghe leggere. Può darsi. Vedi, le ultime persone che ho frequentato erano tutte contrarie. Mi potresti dire una frase? E al nazismo. Esatto. Scusatemi, sto lavorando. Mi potresti dire una frase? Non ridere anche tu, per favore. Hai una canzone da cantarci. Tipo tu. Della Darpolo Gang. Potrei cantarvi un pezzettino di Giulietta Romeo? Quindi non da Darpolo. No. No. Okay. Va bene. No, Darpolo. Programmi televisivi. Cosa? Ah, nessuno ha parlato? No. Sanno le voci nella mia testa. Programmi televisivi. Vabbè. Non si può lavorare con questi due. Come ti rapporti col mondo social in quanto social stesso? Suono preferito? Scusa? Suono preferito. Suono in che senso? Suono. Suono. Interessante come risposta. Canzone italiana preferita? La collina dei ciliegi. Battisti. Bei gusti. La conosci, no? Sì. Come fa? Come fa? Come fa? Acculturata. Come fa? Fagliela cantare. Sentire. Fagliela cantare. Sto lavorando, scusati. Quando digiti sulla tastiera, schiacci i tasti giusti. Segno zodiacale? Ariete. Cuspide toro. No, mi fa per favore. Non fa più ridere. Ristorante o fast food? Ristorante. No, vedi. Perché? Perché tutti fast food rispondono. Se potessi scegliere un lavoro che vabbè, ti piace. Ma mi fa male, scusa. Cosa? Fa male. Bravo.
Fa male il fast food. Non si interrompe il regista. Il regista, io non vado a casa. Perché lui è su Facebook di quella di prima? No! Cosa fai di solito quando ti senti giù di morale? Ascolto la musica oppure esco a fare una passeggiata. Che musica ascolti? Preferisco latino e reggaeton. Reggaeton... Per me no, mi dispiace. Sì, ok. Coperto o piumone? Piumone. Per me va bene. Cosa? No, per me può finire. Cioè, io sono a posto con le domande. L'ultima cosa, se ci fai una camminata destra verso sinistra e sinistra verso destra. Sì. E siamo a posto. Da destra a sinistra. Uccide lui. Vado a sinistra. No, ho capito perché voi avete questa cosa. No, ma si fa sempre frontale. Non è possibile. Stiamo parlando male di te, scusa. Se ci fai una camminata a forma di rombo, ovvero facendo così, a forma di iperbole. Una camminata destra-sinistra. Sì, un po'. Non è... No, ho sbagliato. Hai sbagliato tutto, Andro. Sì, non sto capendo io perché mi andate contro voi. Scusaci. Perché mi andate contro? Perché ragazzi? Ho organizzato questo casting per trovare la ragazza per San Valentino. Ok. La ragazza per San Valentino. Come mai sei qui oggi? Per farla comparsa in alcuni video eccetera di youtuber. Ma il casting era per trovare la fidanzata un po' mia o sua. Esatto. Infatti mi sa che è di là l'altro. Ho sbagliato. Il tuo numero è... Esatto. Lo posso usare stasera per invitarti a cena? Se vuoi. Mi sembra fuori luogo. No, il casting l'ho fatto apposta per trovare la ragazza per San Valentino. Ho capito, ma è 7, non è 14. Cioè, il video è finito e rimarremo single. No, no, tu ce l'hai un numero. Ah, una 19enne. Che culo. Non ho trovato la mia anima gemella, per cui farò un altro casting. Per questo so che è il metodo migliore per approcciare una donna che ha una posizione di potere. Ti puoi mettere in costume senza passare come maniaco. Noi sentiamo la prossima, che sarà domani. Domani che non ci indaghino per un nuovo caso Weinstein italiano. Che potrebbe succedere? Noi sentiamo la prossima, che sarà domani, con un nuovo video. Ciao.